Ciao, sono Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questo video impariamo a suonare Imagine di John Lennon. In questo tutorial imparerai la parte di accompagnamento del brano analizzando la trascrizione della parte pianistica che viene suonata nella versione originale di Imagine. Non suoneremo quindi la melodia del brano con il pianoforte che sarà destinata alla voce, ma ci concentreremo sulla parte di accompagnamento e sulla trascrizione originale. Iniziamo quindi dall'analisi della struttura e della forma di questa canzone. All'inizio abbiamo una sezione strumentale di quattro battute che chiameremo intro. L'intro si compone degli stessi accordi che poi andranno a costituire il verse, la strofa. Quindi questa prima sezione è formata da due accordi che sono l'accordo di Do maggiore, suonato in posizione fondamentale, sotto il Do centrale, quindi nel registro più grave dello strumento, e l'accordo di Fa suonato in secondo rivolto. Il collegamento armonico tra questi due accordi rispetta le regole di voice leading che abbiamo analizzato nel corso Accompagnare al pianoforte. Ogni accordo dura una battuta e utilizza come ritmo di accompagnamento quello che abbiamo definito accordo spezzato. È una figura ritmica in ottavi che divide in due parti la triade, nelle due note più acute alternate alla nota più grave. Quindi le due note più acute vengono suonate sul battere del movimento e la nota più grave in levare. Questo pattern si applica su entrambi gli accordi. Sul quarto movimento dell'accordo di Do maggiore viene inserita una nota, la nota Si, che è la settima maggiore dell'accordo. Quindi avrò su tre movimenti la triade e sul quarto vado ad aggiungere la settima maggiore. Dopodiché, quando passo sull'accordo di Fa, sul quarto movimento avrò questo passaggio. Una terzina tra le note La, Si bemolle e Si naturale. La diteggiatura che consiglio di utilizzare è quella di 1, 2 e 3 su questa triade che apparentemente non è molto comoda, ma ci permette di avere il quarto e il quinto dito liberi per poter suonare poi questo passaggio. Quindi la sequenza di questi due accordi che utilizzeremo sia nell'introduzione che nella strofa è questa. Questa parte viene ripetuta per due volte nell'introduzione. Poi prosegue sulla strofa. Al termine della strofa, che viene suonata per quattro volte questa progressione Do Fa, sull'ultima battuta di Fa non vado a fare questo passaggio La Si bemolle Si, ma continuo con il pattern sulla triade di Fa maggiore che mi ricollega con il bridge, con una nuova sezione del brano. Il bridge si compone di quattro misure. Il ritmo armonico nella prima battuta è di due accordi per battuta, quindi che durano due quarti ciascuno. Abbiamo nella prima metà la triade di Fa maggiore, sempre in secondo rivolto, poi mi collego con La minore in primo rivolto con il basso di Mi, Re minore in posizione fondamentale e Re minore basso di Do. Anche questi due accordi, Re minore e Re minore basso Do, durano due quarti ciascuno.
La mano sinistra in questo modo crea una linea discendente nel basso sulla scala maggiore. Dopodiché vado a suonare l'accordo di Sol maggiore che dura due battute. L'accordo di Sol viene suonato in posizione fondamentale con questo pattern. E conclude con l'accordo di Sol settimo, quindi utilizza queste due note Do e Mi di passaggio per arrivare sull'accordo di Sol settima. Ora il bridge abbiamo di nuovo un secondo verse e un nuovo bridge, quindi la struttura del brano sarà quindi intro, strofa, ponte, strofa, ponte. Dopodiché arriviamo in quello che è il chorus, il ritornello, che si compone di due battute formate da quattro accordi, quindi anche qui abbiamo un ritmo armonico di due accordi per battuta. Gli accordi del ritornello sono Fa maggiore, posizione fondamentale, Sol maggiore in posizione fondamentale, Do maggiore in primo rivolto e Mi maggiore, Mi settima in posizione fondamentale. Il ritmo è sempre quello dell'accordo spezzato. L'accordo di Mi viene suonato sul primo quarto in forma di triade e sul secondo con l'aggiunta della settima del re. Questa progressione viene suonata per quattro volte con la differenza nell'ultima in cui non vado a suonare l'accordo di Mi, ma mi fermo per tutta la battuta sull'accordo di Do. Quindi suonerò tre volte Fa, Sol, Do, Mi, Mi settima. E nell'ultima progressione della quarta farò Fa Sol e Do per un'intera battuta. Alla fine del primo chorus, sull'accordo di Do viene suonato questo passaggio. La triade suonata in posizione in primo rivolto con questa diteggiatura perché avrò bisogno del pollice libero sul Do, l'ottava sotto, e alternerò questo Do a una linea di basso che viene suonata con la sinistra sul battere, mentre la nota Do con il pollice della destra viene suonata in levare, quindi le due mani partono insieme, accordo e nota alla sinistra, suono il Do con il pollice della destra e lo alterno poi a queste note, Sol, La e Si. E dopodiché riparto con il terzo verso, con la terza strofa. Dopodiché abbiamo di nuovo un verse, un bridge e un chorus con il quale poi si conclude la canzone. Stavolta però senza fare questo passaggio con la linea alternata con la sinistra, ma semplicemente fermandosi sull'accordo di Do. Bene, spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Sul mio canale trovi anche il video con l'esecuzione completa di questa canzone e lo spartito a video. Sul sito pianofortweb.it troverai inoltre la partitura in PDF e il videocorso completo per imparare a accompagnare le canzoni al pianoforte. Seguimi sul mio canale e ti aspetto per i prossimi video tutorial di Pianoforte Web.